Ciao a tutti! Allora, oggi andiamo a, come dire, fare i dettagli di queste creazioni, così per vederli finiti, ho pensato di farlo insieme a voi così vedevamo tutti il risultato assieme. E quindi adesso io direi subito di cominciare dalla prima. Allora, partiamo da questo. Allora, ha la bocca, gli occhi e i due puntini del naso. Io direi di farlo ovviamente nero, farò tutti neri tranne una, mi sa, può essere. Allora, la bocca io la spennello in questo modo, diciamo, perché è abbastanza larga. Vediamo un po'. Ok. Io ovviamente mi sta quasi finendo lo smalto. Non riesco a capire se l'ho messo dappertutto. Forse sì. Poi, anche il naso, i puntini, cerchiamo di fare così. Invece per gli occhi, cioè vorrei tipo cambiare smalto perché questo non funziona. Tentiamo la fortuna con questo. Gli occhi, visto che comunque lo spazio è enorme, volevo già farli giusti. Così. Anche perché se passo qui dentro l'acetone, togli tutto. Quindi direi che così. Ok, ho fatto anche l'altro, adesso questo lo lasciamo asciugare un po' e poi torniamo all'acetone. Questo volevo solo fargli tipo la bocca, dovrebbe essere semplice, tanto poi tolgo l'eccesso con l'acetone e anche gli occhi, ma mi sa che anche il naso, sì. Ok, questo super 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 semplice. Olè olè olè. Poi passiamo alla... Guardate che luce che fa! Nera. Io me la spennello proprio tutta. Così. Sì, ma dovete andare dentro però. Oh, guardate che bello. Ma non è che poi se io uso l'acetone va via il pigmento olografico? No, in teoria no. Non avrebbe senso se no. È bellissimo questo. Bellissimo, bellissimo. Ma anche voi che usate tanto lo smalto nero vi dura pochissimo? Non è giusto, non è giusto. È quello che finisco prima di tutti. Ma non è così semplice neanche da trovare poi lo smalto nero, cioè almeno dalle mie parti. È immensa questa tavoletta. No. Sì. E ora spendiamo un po' anche questo. Non perfettamente. E poi direi che... Questa è fatta. Oh, capa. Ta-da! Finita, no scherzo. Ok, poi abbiamo Pikachu, che lo facciamo dopo perché lo voglio fare rosso e non so neanche se si vede bene. Boh. Poi abbiamo questa. Vediamo un po' i dettagli dove sono. Allora, per prima cosa c'è l'occhio. Essendo nuovi non so bene neanche io come muovermi. Poi dovrebbe essere semplice. Ok, l'ho presi tutti. L'altro occhio non ha nulla. Ok, poi abbiamo il naso. Perfetto. Poi la bocca.
che poi volevo provare anche a fare, come si dice, tutta questa riga qui. Proviamoci. Ok, metà l'abbiamo fatta e metà no. Ok, penso di aver preso tutto. Questa è fatta, sono paurosissime adesso. Poi abbiamo questo, che io però volevo fargli il fiocchetto anche. Allora, per prima cosa vado a fare il nero. Bello questo perché ha tutte le grinzette. Così. Mi metto un po' con dotter perché qua gli occhi comunque sono tipo così. Figuratemi se non faccio danno. Ok. Così poi gli occhi non li devo più toccare. E invece devo fare la bocca. Ok, che colore faccio il fiocco? Vediamo se questo viola un po' bordeaux si vede. Sì. Mi piace. Cerchiamo di dare la forma giusta. Ok, carino. A parte che non metti un tubo a fuoco, non gliene frega proprio niente di mettere a fuoco il mio telefono. Ok, ta-ta-ta. Ok, quante volte sto dicendo ok, non lo so, però ok. Poi abbiamo, a parte una nebbia tremenda. Ok, tornato il sereno. E ora questo. Vorrei cercare di farlo senza sbrodolare troppo. Questo mi sa che mi richiederà molto più tempo. Ma non fa nulla. Aiuto. E adesso con il dotter io muovo. I gatti fanno casino. Ok, vado avanti un attimo a colorarlo perché sennò ci metto 30 anni. Allora, eccolo qui. Questo praticamente è già pronto, ma io voglio vederlo anche al buio com'è. E ora tocca a Pikachu. Ok. E voglio fare i dettagli rossi, però boh, non so se uscirà bene. Perché alcuni sono davvero molto molto profondi, tipo vedete. Non so, mamma che casino. Ok, facciamo un po' così, un po' così, un po' così. Allora, adesso io vado avanti a finire Pikachu, poi tolgo lo smalto in eccesso da tutti e vedremo assieme che cosa saranno queste creazioni, se carine, se bruttine. Secondo me vengono belline. Questo Pikachu un po' che mi boh. Vedremo. Ok, allora, il primo, che poi ho scoperto che c'erano dei segni anche negli occhi, quindi li ho colorati, ma non si vede molto. Però ho fatto lo stesso colore del fiocco. Questo è bellissimo. Una. Poi Pikachu che mi preoccupava tanto, invece a me piace tantissimo. Ottimo, forse devo sistemare un po' l'orecchiettino qui, ma è bellissimo. Poi abbiamo la mostriciattola qui, questa è stupenda. Poi il fantasmino che avevamo già visto. L'alberello. Poi questo.
Questo è bellissimo. E la placetta, e la placetta, no, la tavola Ouija. Ora carico alla luce questi due e poi li vediamo al buio. Cioè, ragazzi, sono due lampadine. Guarda, questo si vede di più perché non ho messo nessun glitter. Ma guardate, questo è bellissimo. Sembra un albero davvero. Cioè, nel senso è un albero. Però sembra ancora di più un albero. Cioè, guardate. Fantastico. Ok, quindi queste sono le creazioni nuove, tranne queste che sapevamo già come veniva. Sono le creazioni nuove, sono davvero super soddisfatta con i dettagli colorati, sono ancora molto più belle. Voi fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!